Buongiorno, ha parlato di un filo rosso che lega quello che è successo a Latina, prima e dopo il video. Ci può spiegare meglio? Sì, leggendo gli episodi che si sono verificati nel corso del tempo e soprattutto alla luce di quello che è stato finalmente svelato, il ritorno alla verità su quel falso video di Striscia la Notizia, è evidente che ci sta un collegamento, un filo rosso tra il momento in cui fui chiamato a fare il commissario di Alleanza Nazionale a Latina, in un momento in cui c'era la preoccupazione di una contaminazione all'interno di una forza politica che aveva guidato in maniera eccellente la città, e c'era in tutto il panorama politico dell'epoca anche chi non avrebbe assolutamente voluto che Zaccheo fosse ricandidato. Fu una campagna elettorale segnata anche da episodi di violenza e di contestazione. Ricordo che nella circostanza l'allora vescovo di Latina denunciò questo clima all'indomani della conclusione della campagna elettorale, e in Parlamento presentai un'interpellanza, un'interrogazione al Ministro dell'Interno. Non abbiamo avuto risposta all'epoca a queste interrogazioni. Oggi leggo sui giornali la cronaca nera che coinvolge e in qualche modo oscura una città, guarda caso proprio per alcuni collegamenti tra politica e criminalità organizzata. Ha ricordato anche l'azione del prefetto Frattasi. Guardi, in quella circostanza ebbi modo di conoscere un uomo di Stato, una persona molto attenta ai processi che riguardavano il territorio, e tra l'altro fummo accanto a Frattasi nel momento stesso in cui chiedeva lo scioglimento di alcuni comuni proprio per infiltrazione mafiosa. Oggi Frattasi occupa un ruolo di grande responsabilità al Ministero dell'Interno, lo saluto e a distanza di 10 anni lo voglio ricordare, perché Latina ha avuto persone di grande livello e che tenevano molto alla tenuta morale, oltre che sociale e politica, del territorio. Zaccheo era un uomo che era diventato scomodo forse per quel mondo, malavitoso, e per chi evidentemente non guardava di buon occhio un progetto di rilancio della città e magari masticava amaro perché non poteva partecipare come avrebbe voluto in maniera illecita ad alcuni appalti o cose di questo genere.